Moto Incontro 2022, Riniero Caneschi, in questo caso rappresentante in sostituzione del presidente che è impossibilitato a venire. Sempre naturalmente per questo Moto Incontro, quale sarà il giro che farete? Ormai sono 20 anni che siamo sempre il solito, si va alla montagna, si va a Talla si aspetta una buona porchetta, un buon formaggio lì di Talla e un buon vino e poi sono con calma, sono nella quadra da Bicciano, la si vede un po', e colline qui dei nostri, dei noatri, Subbiano, Capolona. Motoclub nel cuore, questa è una camicia storica. Questa è molto storica, io penso che sia stata fatta negli anni 80 più o meno, e sono rimasto io e pochi più a averla conservata gelosamente in armadio come cimelio. Sì. Quindi significa che tu sei anche uno storico del Motoclub Condor. Sì. Quando hai preso la prima tessera, te lo ricordi? Io penso una 50ina d'anni fa, dalle prime. Avevo un motorino poco più. No. Forse c'ero, ma a gattoni, non si camminava a gattoni, non sapevo neanche che era una moto. Ma senti, perché iscriversi? Visto che lui è una storia del motoclub, tu sei più giovane, perché iscriversi a un motoclub? Perché partecipare? Per avere a volte anche qualche agevolazione. C'è uno sconto per andare a Mugello, uno sconto per andare a Misano, in questi circuiti. Paghiamo biglietti ridotti se si va a vedere delle gare, diciamo, di moto. E poi può servire se uno ha una moto vecchia per riscriverla, fare un registro storico con la FIM, per fare un'immatricolazione, diciamo. Quindi sono diverse agevolazioni. Allora, tu scegli una Suzuki, lui ti sa che è un Harley, ma ecco, in questo caso, questa moto, raccontami un po' di questa moto che l'hai messa proprio così in bella mostra, ma non perché fa una bella figura, far fare una bella figura al Motoclub Condor, che naturalmente qui ricorda che nel 2019 ha fatto i 50 anni. Ma questa è una moto per gli appassionati dei motori, che la conoscono tutti, è una Suzuki 500 Gamma, era uno stradale trasformata in una moto racing a tutti gli effetti, è quasi una replica Schwanz, ho fatto poi io anche come colori e i numeri che c'ha sotto la moto. E l'Harley che cos'ha di bello? Il rombo, già lì il rombo è tutto, però dai, è bello che benché la mia sia 11 anni, dove vado, dove c'è tutta la gente intorno che mi piace guardarla come fosse nuova, invece comincia a essere vecchiotta, comincia a perdere colpi, però l'arni, ormai ce l'ho nel cuore, che bella. Premetto che questa Suzuki c'ha 34 anni, già storica, 34 anni, sì. Quindi, e dove ci sei andato, il viaggio più lungo che hai fatto? No, questi viaggi lunghi, anche quando diciamo viaggiavo con la targa era meglio non li fare perché consumava tanto, poi benzina nel serbatoio, olio in un altro serbatoio, era facile rimanere anche senza carburante, consumava tantissimo, poi non ero in moto da lunghi viaggi. Sta qui, solo a girare in pista e basta, sono slick. Sono gomme da asciutto praticamente, neanche un metro non hanno fatto, niente, solo per caricarla e scaricarla e basta, ho camminato. Quindi neanche nelle famose curve che ci sono nei nostri territori? Sì, ci sono andato dei periodi, però siccome la moto l'ho sempre modificata ormai da tanti anni, poi fra polizia, carabinieri e forestale ho deciso di lasciar perdere perché sennò me l'avrebbero sequestrata. Allora ragazzi, la cosa importante però è bisogna andare in pista. Non bisogna naturalmente scegliere la strada come pista. Infatti, la settimana scorsa mi sono trovato su in vetta a Bocca Seriola a portare i volantini, c'era della gente proprio matta, a orecchie in terra e da matti. Invece bisogna avere un po' di giudizio per il prossimo, insomma, se succede qualcosa, sì, se lo fuggi vai in pista, se no per le strade fai con calma. Invece lassù sembrava un circuito di quelli potenti. Allora, c'è scritto Toffè. Biker, scusa, gira, no, scusa, ma quante, te sei stato in tutto il mondo? No, in tutto il mondo no, ma insomma un po' sì. Quest'anno purtroppo causa infortunio viaggi pochi, però siamo andati qualche volta a mangiare il pesce con i nostri amici, Riniero e loro. Insomma alla fine è sempre la Romagna qui, eh? Con Riniero la Romagna è garantita. In questo caso per tutti c'è una bella bottiglia della Proloco, che la facciamo vedere, giusto Andrea?
Buongiorno. Come amministratore anche naturalmente, sì. Ci mettiamo qua, ecco qua, facciamo vedere, giusto? Sì, sia come amministratore ma naturalmente anche come iscritto al club, Moto Club Condor da una vita. Ricordiamolo, 50 anni, perché oggi sono 50 anni nel 2019, ormai siamo nel 2022, quindi gli anni sono anche aumentati, no? 53 infatti. 53, sì. Altro che nozze d'oro, quindi.